Have to stay in this routine and die from boredom. Out, leaving friends and parents to the È tempo di bilanci per la Proloco di Fano, che oggi sabato 12 ottobre terrà una conferenza stampa alla Mediateca Montanari nel centro storico per fare il punto della situazione su tutti gli eventi che sono stati organizzati nel corso di questo 2019, ma comunicherà anche sia gli importanti riconoscimenti ottenuti sia a chi verrà devoluto parte del ricavato. Buongiorno a tutti, ringrazio per la partecipazione a questa conferenza, noi la chiamiamo di fine stagione, anche se l'anno ancora non è finito, però gli eventi particolarmente estivi, no, che si fanno in questa città sono finiti, la Proloco, diciamo che è stato un anno per noi, io dico eccezionale per più fattori. Uno, che tutti i nostri eventi, noi che dividiamo in culturali e campagnoli, sono stati aiutati dalla dea bendata di una stagione spettacolare, non abbiamo perso un evento, l'unica settimana che ha piovuto, guarda caso non avevamo eventi, perciò qualcuno dall'alto ci ha in qualche modo aiutati. Massimo, la Proloco di Fano di recente ha ricevuto un importante riconoscimento a livello regionale. Di che cosa? Certo, l'Osservatorio Digitale della Regione Marche ci ha premiato come seconda Proloco Social di tutte le Marche. Ecco, per noi è stato un piacere ricevere questo premio ed è un premio che abbiamo avuto grazie alle interazioni che ci sono state con il nostro blog Destinazione Fano. Per questo è una cosa che ci ha creduto il nostro ex presidente Etienne Lucarelli, quindi noi lo ringraziamo, ringraziamo il direttivo della Proloco per aver portato avanti questa idea di Etienne e quindi per noi è un onore, ecco, aver ricevuto questo premio e quindi vogliamo dire alla città che ha una Proloco che è seconda nella regione Marche come digitalizzazione. E proprio sui social, ma anche sul sito internet, è possibile seguire tutti gli eventi, esatto, e le attività della Proloco. Esatto. Sì, sì. Ma questo è un premio, diciamo, che abbiamo avuto sulle interazioni che ci sono state da parte degli utenti sulle nostre piattaforme digitali. Grazie ai fanesi e ai turisti. Certo, certo. E quindi è una promozione per la nostra città. Noi come Proloco ci teniamo tantissimo. Volontariato e beneficenza sono sicuramente i due elementi più importanti della Proloco di Fano. Sì, allora appunto la Proloco è fatta da un insieme di persone che decidono di donare il proprio tempo, di stare insieme e quest'anno siamo riusciti anche non solo a donare del tempo per le manifestazioni o quant'altro, ma anche di donare a chi ha più bisogno e siamo riusciti a donare 1000 euro alla mensa di San Paterniano. Conoscete tutti l'opera che fa nel territorio per le persone più bisognose. Altri 1000 euro invece andranno all'associazione Genitori Sindrome di Williams, che si occupa di una corretta informazione sugli aspetti clinici, educativi e sociali relativi a questa sindrome. E poi abbiamo deciso di aderire a un progetto meraviglioso che adotta una finestra di Casa Serena, dove appunto abbiamo adottato una finestra e andiamo a donare 800 euro l'importo relativo alla sostituzione di una delle tante finestre dell'istituto. Quindi la Proloco insieme a tutte le associazioni del territorio sono riusciti a donare tanto per la città e per la realizzazione degli eventi, ma anche ad altre associazioni del territorio che hanno più bisogno. Step out to dawn, you pray till the lights come on, and then you feel like you've just been born. Suor Maria, quest'anno la Proloco ha deciso di aiutare anche Casa Serena perché voi state promuovendo un progetto, giusto? Di che cosa si tratta?
Allora, si tratta del progetto sostituire le finestre perché sono veramente da cambiare e noi non abbiamo parole di ringraziamento per questo sostegno che voi ci date a noi. Veramente il bene, dice il nostro fondatore, non fa rumore, il male fa rumore, tanto rumore. Invece voi sotto banco, ecco, ci aiutate per far rendere il nostro ambiente più agevole per le nostre ospiti, che le vogliamo veramente bene. Casa Serena, appunto, di che cosa si occupa? Allora, si occupa di un'opera molto importante delle disabili, naturalmente abbastanza gravi, che hanno bisogno di tante cure mediche e soprattutto hanno bisogno di un ambiente solare, di un ambiente bello dove circola l'amore per loro e per tutta questa umanità. Presidente, eventi culturali, eventi campagnoli, quest'anno tanta beneficenza, insomma un anno davvero ricco di iniziative. Com'è andata? Possiamo fare questo bilancio? Gran parte della fortuna è stato il tempo, no? Perché quest'estate, diciamo, non abbiamo perso un evento. Tra eventi che noi chiamiamo culturali, ovvero gli eventi della città e gli eventi di quartiere, è stato un susseguirsi di successi, perciò questo siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi che il nostro giocattolo più importante in giro per fan, che la Proloco si è messa in moto qualche anno fa, è stato uno degli anni migliori. Poi cosa facciamo di bello? La beneficenza, no? Praticamente nasce da in giro per fan, naturalmente quest'anno abbiamo tre associazioni, la Mensa di San Paterniano, la Sindone di Wynum e Casa Serena, dove devolveremo parte dell'incasso che abbiamo ottenuto da questi eventi. Perciò un anno encomiabile, la forza, la nostra rete è quella di aver creato una Proloco con tante associazioni. Noi diciamo che quando esistono gli eventi di quartieri, noi lo Proloco fa da ombrello, no? Poi invece quando esistono gli eventi delle città e le associazioni che vengono a aiutare la Proloco. Proprio come in giro per fan. Come in giro per fan, sì, che è il nostro gioiello, noi chiamiamo il nostro gioiello, che praticamente devi pensare che in quella serata noi movimentiamo 250 persone e lì siamo bravi anche perché l'obiettivo è quello di aggregare a Proloco del territorio. Siamo arrivati a 4, dovremo crescere anche lì, perciò a un certo punto un anno d'oro, un anno sperando che anche gli anni successivi noi ci metteremo in gioco per tanti eventi della città. E quest'anno poi c'è stato un fattore molto importante, un cambio di direttivo, è tornato ad essere presidente. Esatto, ho dovuto tornare presidente il sottoscritto, che non avevo bisogno però. Naturalmente io sono affezionato nel mio DNA, nel mio sangue, dicevo con lui, c'è l'associazionismo perché da tanti anni sono impegnato qua. Sì, è vero che abbiamo allargato un po' il direttivo con 4-5 giovani arrivati nuovi, 3 donne, non avevamo donne nel direttivo e questo naturalmente io non potevo accettare che un direttivo solo uomini, assolutamente no, 3 ragazze bravissime, naturalmente io ho preso la presidenza con l'augurio che questi giovani crescano e siano il futuro della Proloco, perché naturalmente ogni età, no, ha la sua situazione, io sono arrivato alla mia età, ho dato, spero di aver dato tanto, però naturalmente non mi tengo di disparte perché se arriverà prossimamente, prima possibile, presidente nuovo, io sarò sempre a fianco perché naturalmente l'associazione non si molla mai. E comunque insomma concludiamo dicendo che è stato un bilancio più che positivo, quindi ottimo. La Proloco è soddisfatta del lavoro fatto. Siamo soddisfattissimi, io praticamente ho preso in corso d'opera, come hai detto te, la presidenza, però naturalmente io sono soddisfattissimo, naturalmente chi mi ha preceduto ha fatto tanto, io non sono in grado forse di fare quello che fa lui, però ci metto del mio tutto qua. I think it just died.
Borelli, questo anno di attività della Proloco è iniziato con la sua presidenza, poi c'è stato un passaggio, quindi oggi vede queste attività, questo bilancio da assessore. Qual è la differenza? Ma sì, guarda, prima mi vedeva assolutamente attivo, per addirittura per 10 anni a valorizzare un gruppo che io ho sempre adorato nelle sue svariate attività. Oggi con gli occhi di un amministratore vedo questa realtà in un modo un po' più distaccato, ma ne capisco tutte le qualità, quindi la capacità di mettere insieme tutta una serie di associazioni che ci sono nei quartieri, che danno una forte vitalità, che sono importanti dal punto di vista sociale, portano la conoscenza tra le persone nel quartiere e nello stesso tempo li mantengono vivi, li mantengono partecipati, e credo che questo per noi come amministratori sia veramente molto importante. Poi ancora la capacità di mettere insieme queste attività, queste realtà, con delle professionalità cittadine per realizzare tutta una serie di eventi e attività nella città. Questo credo che sia un valore aggiunto che a noi motiva per tutta una serie di attività che facciamo nella città, e per cui anche il programma che ne emerge di tutte queste associazioni, in realtà anche professionali, che realizzano eventi, è un'attività importante. Cioè il Comune di Fano oggi esprime veramente un programma veramente ampio grazie anche a questo tipo di attività. Ad esempio mi viene in mente In Gir per Fan, che è una delle manifestazioni più importante della Proloco, se non la più importante. Avere qua le Proloco dell'entroterra che promuovono tutte le loro tipicità enogastronomiche, che sono prodotti tipici importanti, dà veramente una qualità importante e un supporto veramente importante alla città di Fano. E Fano oltretutto vanta di centinaia di volontari, quindi possiamo dire che fortunata è tanto l'impegno delle persone. Sì, il mondo associativo in questa città è veramente molto importante, molto più di altre città. Questo è un vanto per questa città, questo è un modo per noi per spronare le persone a proseguire in queste attività. Devo dire di più, è anche un atteggiamento culturale che servirebbe veramente in tanti settori, cioè il fatto di lavorare in modo proattivo e come comunità su determinati progetti, il fatto di avere un'unica visione di città, di lavorare tutti insieme per lo stesso scopo, è veramente un atteggiamento culturale che serve alla città per arrivare lontano. Credo che questo atteggiamento noi lo dobbiamo applicare in tanti settori per viaggiare insieme, quindi per far volare in alto il nostro commercio, le nostre attività produttive, i nostri settori culturali, quindi tutto quanto. Lei viene proprio dal mondo dell'associazionismo, per cui capisce molto bene che cosa significa il lavoro che viene svolto quotidianamente da tutti questi volontari e anche il loro contributo alla città. Beh, la presenza di associazioni è un valore aggiunto in una comunità, in una città. Fano sotto questo aspetto è un'eccellenza a livello regionale, dove c'è la maggior concentrazione di volontari in base alla popolazione. E questo si vede poi nei fatti concreti, perché c'è tutta una serie di attività che altrimenti difficilmente si riuscirebbero a realizzare, dagli eventi, dalle attività proprio anche di aiuto concreto. E la Proloco è una testimonianza che fra l'altro che ha avuto l'intelligenza di coinvolgere tante associazioni, perché in realtà la Proloco di Fano è un'associazione di associazioni, e nell'arco dell'anno, nell'arco dell'estate organizzano tanti di quegli eventi che diventano un tesoro e un'offerta importante per la città tutta. Accompagnato a questo poi c'è un'attività anche di sensibilità verso chi è meno fortunato, quindi attività che raccolgono anche dei fondi che vengono a loro volta distribuiti a realtà della città, quindi veramente è un valore aggiunto, aggiunto ad un altro valore aggiunto, quindi come sindaco non posso essere che orgoglioso, contento, e ovviamente ringraziare la Proloco e tutte le associazioni che con lei realizzano tutte queste meritevoli opere.
vicina alla mensa di San Paterniano donerà 1000 euro, quindi parte del ricavato alla vostra opera, al vostro lavoro, quindi credo una grande soddisfazione, ma tanto lavoro da fare. Sì, tanto lavoro da fare. Intanto voglio ringraziare tutta la città, tutti i nostri volontari e le istituzioni di Fano che credono in noi e non ci fanno mai mancare il loro appoggio. E volevo segnalare in particolare come da questi momenti, di questi eventi che creano divertimento, che danno lustro anche alla nostra città, si possa poi aiutare tutte le persone che hanno problemi o che sono in difficoltà, e quindi la condivisione delle cose dà sempre un valore aggiunto a tutti. È stata un'estate scoppiettante, è andata bene, il bel tempo ha aiutato. Ah no, quello sicuramente. La cosa positiva è che la Proloco è riuscita a organizzare tutte le manifestazioni che avevamo in programma, a partire da Fano Geo fino chiaramente arrivare a In Giro per Fan, che ha un po' concluso la manifestazione. E proprio volevo appunto parlare di In Giro per Fan, perché grazie sicuramente al tempo, che comunque ha permesso anche a tutti i fanesi e non, perché ci sono stati anche moltissimi turisti a visitare la città e approfittare di questo evento per viverla in maniera diversa e sicuramente conoscere anche tutta una serie di prodotti che le Proloco che hanno partecipato hanno messo a disposizione durante la manifestazione. In più, una cosa molto importante, c'è stata la partecipazione dei ragazzi dell'ITC di Battisti, che hanno praticamente fatto un po' da cicerone durante la manifestazione, quindi è stato sicuramente un bel evento, un bel vedere anche da chi ha partecipato appunto in Giro per Fan, tant'è che poi anche proprio questa mattina abbiamo avuto modo di premiarli, perché effettivamente è stata una cosa molto bella. Andrea, avete ricevuto anche voi questa mattina un importante contributo, la Proloco di Fano vicina all'Associazione Genitori Sindrome di Williams, tra l'altro anche ultimamente state vivendo delle grandi emozioni. Sì, io approfitto per ringraziare la Proloco per questo contributo, che per noi è proprio la manna dal cielo, perché le spese, come sai, ci sono tante per tenere in piedi queste associazioni. Questo ci ha fatto veramente piacere ricevere questa notizia e questi soldi per i nostri progetti, come stavi dicendo, che riguardano soprattutto sull'associazione il progetto itinerante che è della barca vela, con tutto il discorso di velaterapia, e poi anche come mezzo per promuovere questo slogan che noi abbiamo ultimamente fatto, detto, che appunto che se questi ragazzi possono regatare, perché quando scendono a terra non possono lavorare, perché l'impegno su una barca non è indifferente, gestirsi a bordo su una piccola imbarcazione come la nostra di 9 metri in spazi piuttosto ristretti, e soprattutto come abbiamo fatto il 30 di settembre in una competizione di regata velica, la regata del Conero, che è una delle più importanti dell'Adriatico, dove abbiamo compiuto l'impresa arrivando entro il tempo limite, perché erano fissate per le ore 17 del pomeriggio con la partenza alle 11 del mattino, e noi abbiamo tagliato il traguardo alle 15.09. Siamo arrivati 147esimi su 169, ci siamo divertiti, è stata una bella cosa, una bella competizione. E Nicola e Leonardo qui erano due degli skipper, a me mi hanno degradato a mozzo, ma comunque va bene così. Io sono proprio curiosa di sentire dalla loro viva voce com'è stata questa esperienza, quindi vi siete divertiti?
Molto bello, interessante, anche tutti possono fare questa esperienza. È stato molto emozionante, anche molto intensa, perché devi sempre stare attento, fissare vele, metti quello, fai quello, fare varate, fare di tutto. È un po' difficile comunque, no? Sì, però è divertente lo stesso. Immagino, siete stati veramente bravi. Eh? Sì, siamo stati bravi. Beh, come ha detto mio padre, erano quattro barche, noi siamo arrivati quarti. Eravamo nella nostra categoria, eravamo in quattro e noi siamo arrivati quarti. Abbiamo preso proprio per tre minuti, non abbiamo preso il terzo posto. Però, bene, Nico, l'importante è arrivare, l'importante è divertirsi e poi avete imparato davvero tante cose. Sì, come tipo diceva Leo, cazzo, la randa, la scotta, la prua, abbiamo fatto un macello. Ma non vi fermate mai, no, sempre no, tante iniziative. Adesso ci iscriveremo a giorni alla regata d'inverno, perché andremo in barca anche d'inverno, e ci saranno tre date, il 10, il 17 e il 24 di novembre, e usciremo alla regata qui a Pesaro, qui davanti, e poi ci prepariamo per la prossima stagione, e con la prossima stagione vorremmo fare un progetto dove vogliamo coinvolgere tutti i ragazzi, perché questo deve essere un progetto di condivisione, quindi fin da ora invitiamo chi vuole a salire con noi in barca, con Leonardo, con Nicola e con altri ragazzi, a condividere una giornata in mare, perché questo mi sembra la cosa migliore, perché questo può essere un mezzo per sfatare questo mito ormai così vecchio e obsoleto, che dove il dice che il ragazzo con disabilità non può essere un ragazzo emarginato. Non è vero, oggi i ragazzi con disabilità possono dare tanto, basta seguirli e trovargli la strada giusta.